ci telefonano, ci scrivono mail, fissano appuntamenti e poi ci dicono: "Buongiorno, ho studiato naturopatia per tanti anni presso la rinomata scuola, puntini, puntini, puntini. E vi ho portato il mio CV da valutare per vedere se esiste la possibilità di insegnare presso di voi." Io guardo il CV pieno, pieno, pieno di pagine, tante, tante pagine con un sacco di materie e poi dico: "Guardi, prima di visionare il suo CV con calma, vorrei farle qualche domanda, poche. La prima, che cosa ne pensa del doppio cieco?" Dove cieco? Veramente non saprei di che cosa si tratta, mi scusi. Vabbè, lasciamo perdere, le faccio la seconda domanda. Che cosa mi sa dire della risposta o effetto nocebo? Ma veramente quella è una materia che non rientrava nel nostro piano di studi. È un nuovo sistema di guarigione, a frequenze cosmiche particolari? No, veramente no, ma non importa, le faccio un'ultima domanda, poi la lascio andare, ci mancherebbe. Per cortesia, mi sa dire qualche cosina sulla somatopsichica? Ah sì, certo, dunque, la psicosomatica. No, mi scusi, le ho chiesto la somatopsichica, non la psicosomatica. Silenzio imbarazzante. Nessuna risposta. Purtroppo questo è quello che accade, amici carissimi, nel nostro settore olistico. Per cui io poi devo per forza chiedere: "Quindi lei mi vuole dire che ha speso migliaia di euro, ha impiegato tanti anni per gli studi e non l'hanno preparata a comprendere, a capire, quali siano le superstizioni, le ciarlatanerie, quindi i metodi per comprendere, per scoprire dove si nascondono le truffe del settore olistico?" Purtroppo questo è quello che accade nel campo dell'olismo, amici carissimi, e ci sono persone che veramente gettano al vento migliaia e migliaia di euro e tempo prezioso quando con gli stessi soldi e anche meno, e con l'impiego dello stesso tempo, avrebbero potuto laurearsi. Perché accade tutto questo? Semplicemente perché c'è pochissima sana e onesta informazione nel mondo del settore olistico ed è per questo motivo che aumenterò post, articoli, video in relazione a quanto sta accadendo. Ogni collaboratore in tal senso ovviamente è il benvenuto.